Tech nasce da un progetto regionale, stanziato con gli accordi di programma quadro, che sono dei fondi stanziati al Ministero, alle regioni, e poi le regioni demandano alle province e comuni capoluogo. È nato quindi da una volontà dell'assessorato regionale con una disponibilità della provincia di Udine a rimettere mano a un progetto già esistente, che ormai era un doppione di un progetto che esisteva già, e quindi la provincia di Udine si è rimboccata le maniche e ha chiesto ai comuni capoluogo, alle province, quindi ai referenti di politiche giovanili, di collaborare effettivamente e anche allo stesso coordinamento provinciale Forma Giovani per dare così uno spazio di visibilità, di promozione e fare sintesi ed essere un contenitore di quello che la regione offre in modo trasversale ai giovani del territorio. Quali sono le possibilità che offre? Le possibilità che offre, sicuramente la prima che mi viene in mente è quella di dare uno spazio ai giovani per esserci con le news e le loro associazioni, per esserci con le news dei gruppi musicali, per mettere in mostra effettivamente i talenti che ciascuno ha e le proprie passioni, grazie anche alla collaborazione, insomma, con rubriche che possono nascere proprio anche per caso, insomma, dai ragazzi che ci si incontra come qui questa sera. Un appello ai giovani in ascolto. È quello di scriverci a redazione@giovanifvg.it, a quello di criticarci, a quello di darci dei consigli, a quello di segnalarci, insomma, le opportunità che ci sono sul territorio e davvero di farlo diventare loro questo portale, che sia, come dicevo, uno strumento e non assolutamente un mezzo, un fine.